la marina italiana ha perso il controllo del Mediterraneo. Ma se in mare aperto è inferiore agli inglesi, li può sempre attaccare di nascosto nei porti. La strategia diventa quella della guerriglia e il coraggio dei singoli diventa cruciale. La marina italiana può sempre contare sull'audacia di un gruppo di eroi. È di loro che vi vogliamo parlare in questa puntata. Di uomini capaci di grandi gesta per nobiltà d'animo e senso dell'onore, per coraggio e inventiva, aiutati a volte da una faccia tosta e invidiabile. Nella notte del 25 marzo 1941, il tenente di vascello Luigi Faggioni, con tre velocissimi barchini esplosivi, quale comandante della spedizione, si lancia con altri cinque compagni all'assalto di navi nemiche ancorate nella baia di Suda a Cipro. Attaccate! La Regia Marina utilizza per le incursioni dei motoscafi piccoli e veloci armati di siluri, i MAS, motoscafi armati siluranti. Protagonisti di alcune tra le più audaci azioni belliche della Prima Guerra Mondiale, tanto che D'Annunzio ha trasformato l'acronimo MAS in Memento Audere Semper, ricordati di osare sempre. Ai MAS viene aggiunto un nuovo reparto subacqueo, dotato di un'arma nuova e segreta, l'SLC, il siluro a lenta corsa. Inventato negli anni 30 da due geniali militari italiani, Teseo Tesei ed Elios Toschi, è un siluro modificato per essere guidato a bassa velocità da due subacquei. Sulla prua porta 300 kg di esplosivo. Si può immergere fino a 15 metri di profondità, si guida a cavalcioni e permette ai due sub di avvicinarsi non visti al nemico. È soprannominato il maiale per la difficoltà di condurlo dove si vuole. Un gruppo di incursori viene addestrato a utilizzarlo. È la prima flottiglia MAS che nel 1941 sarà ribattezzata Decima MAS. La base navale inglese di Alessandria d'Egitto nel Mediterraneo è il primo obiettivo. Ma l'attacco nel 1940 fallisce e anche il secondo tentativo di forzare il porto di Alessandria fallirà. Nel dicembre 1941, per la terza volta, si ritenta l'attacco al porto di Alessandria. Il sommergibile Shiré, capitanato da Junio Valerio Borghese, la notte del 17 arriva fin davanti alla base inglese,
attraversando in immersione i campi minati a protezione del porto. Appena si fa buio, tre maiali abbandonano il sommergibile e si dirigono verso gli obiettivi. Il comandante degli incursori è Durand de la Peine. La violazione di uno dei porti più meglio custoditi da parte inglese fu guidata dal comandante Durand de la Peine con altri cinque uomini e fu un'azione di grande coraggio e di grande abilità, perché si trattava di superare sbarramenti, di evitare i controlli. Fu la vittoria più importante perché furono affondate la Queen Elizabeth di 33.000 tonnellate e la Valiant di 27.000, quindi si trattò del più grande risultato raggiunto da un'operazione della Marina italiana nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'attacco riesce, ma de la Peine e gli altri vengono tutti catturati. Infatti, gli incursori, raggiunti gli obiettivi, dovrebbero minare le navi e poi fuggire. Nella realtà, tra maiali ingovernabili, erogatori d'aria che si bloccano e guasti tecnici, le missioni da cui gli incursori riescono a tornare sono pochissime. Proprio come nell'ultimo attacco con tre maiali al porto di Gibilterra. Ecco il racconto del comandante Andrea Gianoli, che rischiò la vita il 4 agosto 1943 con il comandante Notari e altri quattro incursori. Quando siamo arrivati in prossimità del bersaglio, a un certo momento si è accesa una luce alla scaletta. Allora ha fermato il maiale, essendo leggermente pesante, scendeva. Mentre il pilota Notari tiene il maiale immobile, Gianoli stacca la testa esplosiva e la aggancia con un cavo proprio al centro della chiglia della nave. A questo punto attiva la spoletta a tempo che dopo 4 ore farà esplodere la carica. Sta per risalire sul maiale quando gli si blocca l'autorespiratore. Ho visto le farfalline davanti, mi sono strappato la maschera e su. È andato nella superficie. Giunto in superficie, Gianoli si nasconde dietro il timone della nave per non far scoprire l'attacco e permettere ai suoi compagni di fuggire. Quando dopo 3 ore pensa che gli altri siano al sicuro, cerca di allontanarsi a nuoto, ma viene visto e catturato. Mentre con una lancia lo portano a terra, esplodono le cariche e una scheggia uccide il suo carceriere. Storia di uomini gamma e anche di una donna gamma, nel senso che ci fu un ufficiale che riuscì, travestendola, tagliandole i capelli, a coinvolgere in questa impresa anche sua moglie, che si coprì d'onore. Nella primavera del 1943 inizia una sorta di guerra non ortodossa. È combattuta da soldati a metà strada tra il sabotatore e l'agente segreto. Gli uomini gamma attaccano completamente da soli le navi nemiche direttamente nei porti. Le raggiungono a nuoto e le minano. Non portano documenti e segni di riconoscimento e se vengono catturati non sono protetti dalla Convenzione di Ginevra. Non vengono fatti prigionieri, ma fucilati. Le attrezzature e l'equipaggiamento degli incursori sono top secret. Dopo ogni attacco vengono distrutti, così che il nemico non possa trovarli per copiarli o per approntare delle contromisure. L'uomo gamma Luigi Ferraro è un genovese che prima della guerra viveva in Libia. Insegnava ginnastica e a Tripoli aveva sposato un'altra insegnante italiana di educazione fisica, Orietta Romano. È un gran nuotatore e un pioniere della subacquea, una disciplina totalmente sconosciuta a quell'epoca. Viene arruolato nell'artiglieria, ma nessuno riesce a tenerlo lontano dal mare e dopo 2 anni di peripezie riesce ad arrivare alla 10ª MAS come incursore subacqueo. Ferraro è incontenibile.
appena arrivato, convince il comando a tentare un attacco al porto di Tripoli che lui ben conosce. Invia un telegramma alla moglie. Raggiungimi immediatamente Livorno. Stop. Porta teco costume da bagno. Stop. Lascia Italo con nonni. Stop. Baci Gigetto. Infatti ha convinto il suo comandante che gli incursori Gamma saranno due, lui e Orietta. Per due mesi la moglie, travestita da marinaio, entra in caserma e si addestra segretamente. Sarà l'unica donna Gamma in Italia. Ma la situazione precipita e la missione verrà annullata perché la Libia cadrà in mani inglesi prima del previsto e non si riuscirà a organizzare il trasporto dei due agenti segreti a Tripoli. Nel giugno del 1943 ritroviamo il vulcanico Ferraro in Turchia, ad Alessandretta, al confine con la Siria. Aiutato dal suo bell'aspetto, Ferraro si trasforma in un perfetto funzionario del consolato. Si introduce nella buona società, tra feste e ricevimenti, dove conquista subito simpatie per il suo spirito, lo stile e la conversazione brillante. Di giorno Ferraro lavora al consolato e in spiaggia finge di non saper nuotare, arrivando al punto di simulare un annegamento per essere più credibile. Nelle notti senza luna scende di nascosto a riva. Indossa una muta, una retina nera in testa, un autorespiratore, due bauletti esplosivi e delle strane palette ai piedi, allora segreto militare, che poi sarebbero diventate le pinne che oggi tutti conosciamo. Si immerge e nuota a pelo dell'acqua fino a 4 chilometri per raggiungere le navi ancorate al largo. Ed è il signor Luigi Ferraro che è seduto qua in prima fila. Ecco, venga Ferraro, s'accomodi, venga. Buonasera Ferraro. Durante la guerra noi consideravamo la pinna un attrezzo su cui mantenere il segreto in una maniera inaudita, perché abbiamo potuto fare delle azioni proprio per la sorpresa data dal fatto che arrivavamo così. E lei durante la notte si introduceva nel porto dove c'erano queste navi, naturalmente sotto la sorveglianza del nemico. Sì, ecco, riusciva a eluderlo e piazzava il suo esplosivo. Sì, ma perché noi in acqua eravamo proprio una cosa impossibile a vedersi, perché avevamo un piccolissimo respiratore, poi avevamo una tuta nera, una retina in testa, e se non era un occhio più che esercitato è impossibile vedere un uomo a 4 metri, perché rispetto al nero dell'acqua si vedeva appena una macchiolina così, appena più nera del nero, quindi impossibile vedere. È per questo che abbiamo fatto delle azioni, che siamo riusciti ad entrare dove tanti altri colleghi di mezzi d'assalto tipo i maiali sono stati messi fuori giuoco prima di noi. Luigi Ferraro riesce ad affondare tre navi. Un solo uomo Gamma ha ottenuto più successi dell'80% dei sommergibili italiani. Luigi Durand de la Pen, l'affondatore delle corazzate inglesi ad Alessandria, continua a combattere a fianco degli alleati e organizza, con la parte della decima massa rimasta a sud, un gruppo di incursori italo-inglese, i Mari Assalto. Attaccheranno nel 44 e nel 45 i porti di La Spezia e di Genova in mano ai tedeschi. Anche nel dopoguerra, Borghese e Durand de la Pen prenderanno strade completamente diverse. Il primo, ricordato come il Principe Nero, finirà sotto accusa per il tentato colpo di Stato in Italia del 1970. Il secondo verrà eletto senatore prima nella DC e poi nel PLI. Diventerà sottosegretario alla Marina Mercantile nel 1972. L'uomo Gamma, Luigi Ferraro, dopo l'8 settembre torna alla Spezia. Comanderà poi un centro di addestramento e sul finire della guerra farà da mediatore tra i tedeschi in ritirata e i partigiani. Nel dopoguerra fonderà assieme alla moglie Orietta la prima scuola sportiva subacquea e progetterà delle rivoluzionarie pinne e maschere moderne. Nel 1952, da una sua idea, nascerà a Genova il primo reparto al mondo di vigili del fuoco subacquei, di cui lui sarà l'istruttore.